Capitano Parigi, da socio fondatore dell'Assoporto, quest'anno ha l'onere e l'onore di esserne anche il presidente. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi dell'associazione che si sta sviluppando abbastanza, non dico velocemente, insomma con una certa velocità rispetto all'inizio. Gli obiettivi sono di coinvolgere tutti gli operatori del porto su basi paritarie, nel senso dell'interesse generale, nel cooperare tutti non solo al miglioramento delle proprie aziende, ma anche al miglioramento generale del porto, con idee, prospetti, suggerimenti alle autorità di competenza, e anche perché l'associazione è riconosciuta a livello regionale come interlocutore per quello che riguarda lo sviluppo delle cose marittime e in particolare portuali. Anche perché l'unico porto che c'è in Molise è Termoli, dal punto di vista portuale vero e proprio. E al di là di quello che è una vocazione turistica del porto da molto tempo, per via delle isole Tremiti, che fanno accedere molti turisti durante la stagione estiva o subito prima o subito dopo, però un porto non campa solo di turismo, un porto va bene, si sviluppa quando tutte le attività che lo compongono crescono e danno il loro apporto. Ovviamente ci vuole anche uno stimolo continuo da parte nostra, affinché le autorità di competenza provvedano a una migliore pulizia, una migliore organizzazione, a creare dei servizi, in particolare per il numero elevato di turisti nella stagione estiva che hanno bisogno di maggiori servizi igienici, maggiore assistenza. Una piccola stazione marittima sarebbe l'ideale, e così via. Beh, dirlo in un momento in cui è un anno e mezzo che è chiusa anche la strada di accesso principale, Come? dire questi propositi nel momento in cui è un anno e mezzo che il porto di Termoli subisce la chiusura di una strada, la strada principale che dà l'accesso al molo in barche, insomma, è abbastanza Certamente, purtroppo non utopistico. dipende da noi, ma in questo caso Dalla regione dalla Molise. regione che in passato non ha seguito molto, adesso ci sono delle promesse di intervento. Vedremo. Vedremo se reperiscono questi soldi necessari a ripristinare una corretta circolazione, che fra l'altro danneggia, perché per esempio l'anno scorso chi ci portava l'acciaio per costruire la barca ha dovuto perdere 15 giorni di tempo perché era impossibile passare con i mezzi di una certa portata. Lei ha una notevole esperienza nel campo marittimo e tra l'altro proviene da uno scalo molto affollato come quello di Fiumicino. Che potenzialità ravvede nello scalo marittimo di Termoli? Allora, dal punto di vista marittimo turistico, le navi che possono approdare sono o i traghetti sono quelli che in genere vanno alle Tremiti, okay, perché se no si entra in concorrenza con altri porti, anche se l'anno scorso è stato istituito un servizio veloce al di là delle isole Tremiti con La la Croazia. Croazia e speriamo che si sviluppi meglio, magari con mezzi più moderni, perché sicuramente darà un apporto al porto di Termoli e per i transiti e per le ricadute economiche poi, sia sulla società operatrice che è di Termoli, nostra associata, intendo associata Adesso porto, sì. all'Assoporto, che in generale ai marittimi di Termoli. Per quello che riguarda il porto turistico, credo che stia andando bene, come è andato
Forse occorrerebbe dare più servizi qualificati e in modo che non debbano essere fatte intervenire ditte da fuori. Bisogna avere pure coraggio di investire. Quest'anno, per esempio, noi siamo andati a Cannes a esporre come Italian Vessel il nostro prodotto in costruzione, quindi solo con dei modelli, e siamo stati visitati solo da due ditte di Termoli. Cannes è importante perché a Cannes si vendono delle barche importanti e al di là dei proprietari del porto turistico c'era solo un'officina autorizzata dei motori MAN di Termoli. A mio avviso è molto poco, bisognerebbe che gli operatori fossero più intraprendenti. Gli investimenti non cadono dal cielo, bisogna farli con sacrificio, fin dove si può, senza strafare o andare oltre, però vanno fatti perché se no non si attira la clientela. È molto difficile attirare la clientela qui, questo sì. Venerdì scorso a Campobasso il Premier Giuseppe Conte ha firmato il contratto istituzionale di sviluppo Molise, all'interno del quale dei 220 milioni di euro stanziati per 153 progetti, ci sono 20 milioni che dovrebbero rappresentare la base per la realizzazione del nuovo porto e quindi l'esecuzione del piano regolatore portuale. Lei ci crede in questo progetto? Non ho capito. Crede nella realizzazione del piano regolatore nuovo del porto? Credo, per quanto è possibile credere alle indicazioni che si hanno in Italia dalla politica, 20 milioni di euro non mi sembra una gran cosa. Forse serviranno a fare 20 su ancora. 100 che dovrebbero complessivamente essere. Beh, 100 milioni già è una cosa abbastanza ragguardevole, ma se passano 10 anni non basteranno più. E quando si stanziano i soldi bisogna essere pronti a spenderli, perché se no tutti i preventivi Salta. cadono e si ingigantiscono e poi spesso le opere restano a metà, cosa che no, sarebbe deleteria. Grazie.